Tra i commenti del mio video di Google Assistant versus Siri siete stati in tantissimi a chiedermi ma come si attiva questo benedetto assistente Google. In realtà pensavo che questo fosse un non problema perché l'assistente Google teoricamente è arrivato a tutti il 15 di novembre e per utilizzarlo basta tenere premuto il tasto home del proprio dispositivo oppure pronunciare OK Google ed ecco che si attiva. Quindi, dato che molti di voi mi hanno detto di aver avuto problemi con l'attivazione dell'assistente Google, ho pensato di fare una breve video guida per spiegarvi i passaggi necessari per ovviare al problema. Quindi, prima di cominciare, come sempre, io vi ricordo di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, perché siamo veramente vicini ai 50.000 iscritti e soprattutto per altre video guide Android come queste, beh, sapete già che cosa fare, lasciate un like a questo video. Da accertare che il proprio dispositivo Android rientri nei cosiddetti requisiti minimi necessari per far girare l'assistente. Infatti ci sono alcuni requisiti che peraltro sono in evoluzione, quindi permetteranno in futuro di includere più dispositivi, ma ad oggi per utilizzare l'assistente Google serve uno smartphone Android e non un tablet, che abbia almeno Android Marshmallow a bordo o versioni successive e soprattutto che abbia quantomeno 1,5 GB di memoria RAM e uno schermo HD, quindi 1280x720 pixel di risoluzione. Questi requisiti, come vi ho detto, sono in evoluzione perché teoricamente a breve sarà possibile utilizzare l'assistente Google anche sui tablet e soprattutto con dispositivi che fanno girare Lollipop, quindi una versione più vecchia di Android, ma ad oggi, mentre sto girando questo video, i requisiti sono ancora quelli che vi ho detto. Se quindi avete il problema che tenendo premuto il tasto Home vi compare la vecchia ricerca di Google Now e Google Now on Tap a schermo e non l'assistente, beh, in realtà bastano pochi passaggi per risolvere il problema. Innanzitutto è necessario avere le applicazioni Google e i Google Play Services, quindi i servizi di Google che permettono di far funzionare il dispositivo al meglio, aggiornati all'ultima versione. Per quanto riguarda l'applicazione Google, la procedura è davvero semplice, basta andare nel Play Store, cercare Google e a quel punto scaricare l'ultima versione dell'applicazione. È un'operazione davvero molto semplice. Per quanto invece riguarda i servizi Google, beh, con una semplice ricerca non è possibile scovarli all'interno del Play Store, ma si può ovviare davvero in maniera molto semplice. Infatti basta scaricare l'applicazione Play Services Info, che vi lascio anche linkata in descrizione qua sotto, scaricarla e installarla e a quel punto questa applicazione ci dirà se abbiamo installato correttamente i servizi Google e soprattutto avrà al suo interno un link che ci porta all'ultima versione di questa applicazione sul Play Store. Nel caso si abbia qualche problema a recuperarla tramite Play Store, possiamo anche scaricare l'APK manualmente e installarlo all'interno del dispositivo. L'assistente Google infatti non è un'applicazione a sé stante, non la troverete all'interno del Play Store, ma vive all'interno della principale applicazione Google, quindi è necessario avere quella aggiornata in modo tale da poter utilizzare l'ultima funzionalità di ricerca vocale. Se a questo punto ancora una volta non va a funzionare l'attivazione dell'assistente Google tenendo premuto il tasto Home, è necessario un altro passaggio che a questo punto dovrebbe risolvere il problema definitivamente. Portatevi nelle impostazioni di sistema e da lì nelle impostazioni delle applicazioni e trovate l'applicazione Google. Al suo interno potremo vedere quanti dati occupa questa applicazione e andando a gestire appunto i dati di questa applicazione potremo andare a svuotare la cache e diciamo tutta la memoria temporanea dell'applicazione Google in modo tale da farla tornare come nuova. Questa cosa dovrebbe permettere, una volta fatta questa operazione, di attivare immediatamente l'assistente Google tenendo premuto il tasto Home del proprio dispositivo. È possibile che in realtà ancora una volta facendo questa operazione continui a comparire Now on Tap, cioè la vecchia interfaccia di Google, ma in realtà possiamo attivare molto facilmente l'assistente. Per fare questo basta portarsi nelle impostazioni dell'applicazione Google e a quel punto troveremo una voce assistente. Da lì possiamo tranquillamente fare la prima configurazione, impostare il modello vocale per il riconoscimento della nostra voce e avremo a quel punto il pieno Google Assistant funzionante sul nostro dispositivo. Quindi, volendo ricapitolare, fate attenzione a tre cose. Innanzitutto che il vostro dispositivo rientri nei requisiti minimi, quindi che non sia troppo vecchio per utilizzare OK Google. La seconda cosa è verificare se abbiamo l'ultima versione installata dell'applicazione Google e dei suoi relativi servizi e soprattutto verificate di aver pulito la cache e attivato manualmente l'assistente Google nel caso in cui non venga proposta come prima opzione nel momento in cui diciamo appunto OK Google oppure premiamo a lungo il tasto Home del proprio dispositivo.
Se infine continuate a notare problemi con l'attivazione di OK Google, specialmente per l'utilizzo vocale, beh allora fate attenzione ad una cosa, disabilitate eventualmente le varie modalità di risparmio energetico che magari avete attivato sul telefono, perché quelle possono impedire il corretto riconoscimento della funzione OK Google. Se infatti si utilizza la modalità di risparmio energetico, il dispositivo va appunto a risparmiare batteria andando a togliere qualcosa e probabilmente il microfono verrebbe disabilitato quando il telefono è in standby, impedendo il riconoscimento corretto della keyword. Nel caso del mio Galaxy Note 8, se attivo il risparmio energetico, effettivamente non riesco ad utilizzare OK Google. Insomma, come avrete capito, bastano poche accortezze per far funzionare alla perfezione l'assistente di Google. Molto probabilmente la maggior parte di voi non avrà avuto problemi ad attivarlo fin dal 15 di novembre, magari è tornato a funzionare dopo un semplice riavvio del dispositivo, beh, ma in realtà bastano poche accortezze, questi piccoli passaggi, per tornare ad utilizzare l'assistente di Google nel massimo delle sue funzionalità. Se questa video guida vi è stata utile, fatemelo sapere con un commento qua sotto e soprattutto lasciando un like al video, che è davvero di grande aiuto. Noi come sempre ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per itball.com. Andrea Ricci.